cabina di riduzione, ovviamente anche senza cartello si sa che è gas infiammabile, ma tanto chi se ne frega. E poi a 200 metri c'è. E il gasdotto ovviamente passa parallelo al fosso e alla strada e quindi a non più di 5 metri dall'impianto in fiamme. Ovviamente nessuno si è preso cura di verificare se c'è pericolo, il gas arriva tranquillamente, supponiamo che vada tutto bene. Tanto c'è, non c'era nemmeno... Posito, il fosso è vuoto, perché? E non ce n'è più. Perché non c'è più acqua? Perché non c'è più acqua? Perché l'hanno usata tutta. Ma la domanda sorge spontanea, perché hanno dovuto usare l'acqua del fosso? Si è dovuto usare l'acqua del fosso perché ovviamente l'acqua da tubature disponibile all'impianto anche per ragioni di sicurezza non ce n'era. Chi gli ha dato il permesso e chi gli ha fatto il collaudo, Dio lo sa. Dopodiché l'acqua si porta con le autobotti, una autobotte, che non basta ovviamente a coprire tutto perché stasera c'è vento e anche la spazzatura che hanno portato fuori all'aria aperta ha preso fuoco. Adesso si è un po' ridotto, ma si vede benissimo che anche la spazzatura all'aria aperta fuma. Andiamo a vedere più da vicino. Avviciniamoci, qui c'è un camioncino, vediamo di chi è, temo di saperlo. Questo camioncino è apparso e scomparso a intermittenza in questi giorni, ma ovviamente la situazione qui non è cambiata di una virgola in 5 giorni. Allora, unità mobile tecnico logistica polifunzionale gruppo intercomunale protezione civile Paullo Tribbiano. Sembra che non ci sia nessuno. Vediamo là dentro cosa c'è. Guarda, fiamme. Guarda, fiamme. Questa è tutta quella che c'è ancora dentro. Mentre quella